Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di Gothic. Ve lo ricordate, siamo dentro il tempio, c'è questo interruttore qua che non ho mai utilizzato. Come vedete, questo serve a alzare e abbassare le piattaforme. E adesso siamo, a parte la guarigione, non voglio fare guarigione, voglio fare luce. E siamo dove dovrebbe esserci l'ultimo personaggino. Pronti? Lui c'è l'ultimo sciamano. Siamo qua? Okay, siamo chiusi dentro. Siamo chiusi dentro. Però c'è un tasto da quella parte. Quindi vediamo se è questo. Questo immagino sia il lago dell'acqua. Avete visto appunto che ci sono anche gli iscritti che trovate in giro, insomma, vi spiegano un po' cosa succede. E questo apre questa zona. A parte che c'è una cosa interessante, perché ho usato telecinesi per prendere un oggetto che è un'arma, una delle armi più potenti del gioco, ma ormai ce l'abbiamo già la più potente. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare? C'è un altro interruttore di qua? Sì. Esatto, ho fatto apparire un po' di gente qua dietro. Va bene, e appunto qua dentro, che è quello che viene fatto vedere, c'è un'arma abbastanza interessante qui, è giusto, si chiama il pugno del troll, è un'arma non male. Intanto con un po' di pidocchi. Allora facciamo uno, due, tre. Ok, un po' più lento il terzo. Comunque ce l'abbiamo fatta, vediamo di uscire allora da questo posto. Non è qua a quanto pare il tizio. E vediamo di tornare indietro. Per tornare indietro bisogna... Qua cominciano ad esserci anche texture che non vanno. Premiamo questo. Ok, dobbiamo aspettare che torni indietro. Ok, adesso possiamo tornare di là. Sempre se non mi spiaccico. Come faccio a tornare indietro? Bella domanda. Mi sa che mi tocca fare tutto il giro. Uscire e rientrare. Di qua non posso passare. Vedete cosa facciamo? Tanto ormai non ci servono più. Usiamo il nostro trucco. Non ho spazio di lavoro, però. Ah! Nope. Ok, usiamolo da qua a sto punto. A meno che non ci sia un altro modo, ma controlliamo.
Sembrerebbe di no. Strano. Ok, perché non l'ho fatto prima. Dovrei riuscire a prendere quello. Ma comunque andiamo sotto le mappe. Lasciamo pure le mappe che tanto non mi servono più. Ok, ce l'abbiamo fatta. Come vedete adesso sono combattimenti un pochino più decenti con l'arma a due mani. Ancora qualcuno che mi rompe le balle? Direi di no. E quindi vediamo di andare a combattere contro il quinto. Eccolo là. Eh sì. No. Ok, altri 10.000 di esperienza. Abbiamo la lama dell'oblio, il soffio mortale, che è un'ottima... è la magia più potente del gioco, questa, effettivamente, perché fa 100 di danno da magia, costa 5 ed è del sesto cerchio, però non ho la possibilità di usarla perché appunto non conosco il sesto cerchio. Però i maghi saranno molto molto contenti in questo caso. Abbiamo tutte le lame. E vai. Quindi vediamo di entrare ancora di più nel tempio. In teoria tutte le lame adesso possiamo usarle qua dentro. Non so come faccia a essere questo qua. Il templare apocalittico. Ci dà 1000 di esperienza alla lama del custode, altra arma molto molto interessante. Però per il resto sono semplici umanoidi da premere, da uccidere. Ho appena detto semplici. Ottimo. E adesso siamo a livello 30, già avviati per il 31. E come vedete ci sono 5 posti che sono le 5 armi. Due e tre. E quattro. E cinque. Tan ta 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 tan ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan ta ta tan ta ta tan tan tan. Ciao Zardas. Quanto pare è qui anche lui.
We don't have much time, so listen carefully. How did you... The sleeper is not far. I had to use all my powers to get here. I have translated the Orcus prophecies and discovered what the five hearts are about. The five hearts of the priest you defeated were placed in five shrines. These shrines may be opened, but only the ancient blades carried by the priest can harm the hearts. Now you must pierce the hearts with the five blades. Only thus will you be able to drive the sleeper from this world. I understand. Hurry, for the awakening of the archdemon is nigh. The crazed Kor'Kalom and his misled disciples are here. They have gathered in the hall of the sleeper. I've bled enough. Nobody can stop me now. The might of the sleeper is growing stronger and stronger. I cannot. What's wrong with you? I must. Che hai, Zardas? Non stai bene? No, non sta bene. Va bene. Andiamo ad affrontare il boss. Come ci ha detto, appunto, dobbiamo distruggere i 5 cuori. Quindi vediamo un po' di che cosa si tratta. Stiamo avviando al finale del gioco. Qua a quanto pare non c'è niente. Devo andare nella sala del dormiente, chissà dove sarà. Zardas è ancora a terra. Questa saletta qui. Ok, dovrebbe essere questa allora. Mi porta giù. Abbiamo un elisir di forza anche. Attimo. Cosa si fa interessante? Siete qua, ragazzi? C'è stato un caricamento. Esatto, e questa è la zona finale. Come vedete sono tutti là che aspettano e il dormiente è proprio davanti a noi. We meet again. My master has already told me of your arrival. He can sense that you are near. We will not let you foil our plans. The world is about to witness the awakening of the Redeemer and nobody can stop him. All the infidels out there will pay the price. And you shall have the honor of being the first to pay! Sleeper awaken! Addio! Intanto, mentre mi parlava, c'è qualcuno che mi veniva... Io vado via. Ciao ragazzi, addio. Ci vediamo. Ok, posso fermarmi e recuperare un po' di energia dopo tutta quella che mi hanno fatto perdere, sti maledetti. Ok, e siamo pronti al combattimento finale. Come avete visto c'era il dormiente in mezzo, ci sono un po' di templari ovviamente intorno, ma come avete visto ci sono i piedistalli con i 5 cuori. Quindi prima dobbiamo eliminare tutti quanti gli altri i tizi secondari che ci sono. Perfetto. Ci
Vediamo anche quello là in fondo. Perfetto. Tanto siamo a livello 31. Adesso cominciamo a spattaccare un po' di questi. Au! Tranquilli, tranquilli. Oh. Con calma li uccido tutti così. E c'hanno l'asta del giudizio, che è un'arma molto forte a quanto pare, anche questa. Ma non forte quanto me e le mie tattiche. Vediamo di che cosa si tratta. L'asta del giudizio. Ma in realtà non è neanche forte allora. Asta del giudizio 19-10, quindi è debolissimo. Però loro c'hanno, probabilmente questi hanno forza tantissimo. Ancora qualcuno? Help. Salviamo un secondo. Vabbè, tu stai là. Questo è il danno che gli riesco a fare con la mia destrezza, però vabbè. Ok, vorrà dire che sarà di nuovo merito della magia. Pronti a una tempesta? Oddio. Quanti ne mancano? Vediamo quanta gente manca ancora. Manca Corcalom. Hanno i due. Ok. 10.000 di esperienza. Vediamo che cosa c'ha di bello, tra l'altro. C'ha Piro Cinesi e la spada di Calom.
Ok, detto questo, abbiamo praticamente finito il gioco, se non mi ricordo male. Che basta che vado qua e interagiamo. Ci mettiamo un po' per fare questo. E tac, abbiamo distrutto un cuore. Però ogni volta che lo facciamo vengono evocati demoni. Esatto, eccoli qua. Mi uccidono molto troppo facilmente. Quindi prendiamoli uno alla volta. Allora, andiamo contro questo. E andiamo contro il primo. Ok, fuori uno, siamo già a livello 32. Andiamo al prossimo. Ok, fuori due. Tanto cosa succede se gli vado incontro? Mi metto a dormire e rimango a dormire, quello è il problema, perché si finisce il gioco, perché non mi uccide ma non, no, non succede niente. Maledetto. Questa è una cosa fastidiosissima, perché uno dice, ah, vado incontro e lo uccido. No. Fuori 3. Ok, e adesso mettendo l'ultima spada, in teoria abbiamo finito il gioco. Meno che non arriva anche il demone da uccidere. Però, parapapam. Ce l'abbiamo fatta.
Quando il dormiente fu esiliato nella sua dimensione, finalmente tornai a vedere la luce del giorno. La barriera magica era caduta, ma per me era solo l'inizio. Ma questa è un'altra storia. E questo era Gothic. Un let's play che mi ha portato via un pochino di tempo perché dura abbastanza effettivamente, però è un gioco che volevo presentarvi. È un gioco che ho amato e odiato per un sacco di tempo perché ha un sacco di meccaniche veramente veramente belle, interessanti e nuove per il tempo. Mi ricordo appunto che lo giocai perché lo giocai in due volte separate, due maniere, l'ho finito un sacco di volte, ma ce l'avevo in due copie. Una perché l'ho trovata con giochi per il mio computer, se non sbaglio, rivista che dava ogni tanto un gioco gratis, ma mi ricordo ancora prima con quelli che si chiamavano Twilight o Twilight o insomma, chiamateli un po' come volete, che erano un po' delle cose di nascosto per passarsi alcuni giochi, cosa abbastanza pirata che per fortuna adesso non faccio più. Però era un modo, insomma, per provare alcuni dei giochi che poi si andava a comprare. E devo dire che è molto molto interessante. Adesso c'è internet, c'è la possibilità, insomma, di sapere molto di più sui videogiochi, appunto, con internet. Mentre una volta non c'era così tanta informazione che girava. Gothic è un bellissimo gioco alla fine. L'ho odiato perché c'è strapieno di bug più o meno dal secondo, terzo capitolo in poi, fino al sesto, avete visto che ci sono sempre più cose non finite praticamente, o meglio, sono finite ma sono abbastanza lasciate senza test, cioè nemici che sono troppo forti o troppo deboli, tecniche di combattimento che sono un po' così, alcune texture che soprattutto qua mancano, sembrerebbe, o comunque sono fatte veramente con i piedi. Però devo dire che a livello di storia regge abbastanza, c'è una bella progressione, ci sono le quest che hanno senso, ci sono un bel po' di sottoquest che sono abbastanza interessanti. E devo dire che appunto il gioco è abbastanza vi fa interpretare un personaggio che non sa nulla e poi diventa il personaggio più forte della colonia, come viene chiamata appunto la zona dentro la barriera. E devo dire che non è male, non è male per un gioco fatto dalla Joe Wood, che ha fatto The Schnitzelman, tra l'altro sto vedendo. Vedete un sacco di nomi tedeschi, appunto, perché la Joe Wood è tedesca. Ha fatto la serie di Gothic, la saga di Gothic, ha fatto la saga di Risen, che forse conoscerete. Gothic 2 è un ottimo gioco, forse addirittura meglio di questo, perché è con lo stesso motore. Poi da Gothic 3 in poi, Gothic 3, Gothic 3 e mezzo e 4, comincia a diventare un pochino quello che è. Grazie ancora della visione, il gioco è uscito direttamente, io sono Ace the Brave, grazie ancora veramente della visione se siete arrivati fino a questo punto. Namaste, be brave!